Allora, Cinetto, che sta succedendo? Tre sconfitte consecutive, non è mai successo, squadra forse in qualche difficoltà o no? No, non sta succedendo assolutamente nulla. Come può capitare in un arco della stagione, può esserci un periodo dove si può perdere, però noi comunque mi sento di dire che abbiamo archiviato questo periodo che c'è stato e come sempre analizzando tutti gli errori, come al solito anche dopo una vittoria, e mi sento di dire che è arrivato anche il momento di riprenderci e ritornare ad essere quelli che siamo sempre stati. Senti, rimane un po' il rammarico del fatto che insomma, hanno rallentato in testa, peccato, insomma, queste due sconfitte avrebbero potuto, se fossero state tre vittorie, avrebbero potuto veramente riaprire il campionato, però insomma, come dici giustamente tu, adesso bisogna un attimino mettere tutto da parte, ripartire, anche perché insomma c'è da conquistare una posizione importante anche in ottica playoff. Noi, come è sempre stato, non abbiamo mai guardato, diciamo, non abbiamo mai fatto calcoli. È vero, loro su hanno rallentato. Se proprio vogliamo vedere il lato positivo, nel momento in cui noi abbiamo fatto meno punti, loro hanno fatto comunque meno punti. Quindi c'è ancora la possibilità di arrivare alti e dobbiamo, perché comunque è importante arrivare più su possibile anche per un'ottica playoff. La sensazione, allora mi correggerai naturalmente se non è così, la sensazione è che in qualche modo forse state anche fisicamente rifiatando, anche in difesa, insomma mi è sembrato che tu, ma non solo tu, forse hai un attimino avuto bisogno di rifiatare, forse non stai neanche benissimo fisicamente. Ti chiedo se è una sensazione corretta o se invece magari è solo una questione contingente, insomma, quello che sta succedendo. No, magari forse dall'esterno può anche sembrare, però diciamo che il periodo fa sì che si vedano, diciamo, queste piccolezze, perché comunque diciamo che non ci è girata nemmeno tanto bene. Noi più che fisicamente abbiamo magari perso qualche giocatore in un momento, diciamo, importante della stagione, più di qualche giocatore, perché comunque ci sono stati molti infortuni, e io credo che recuperati questi infortuni comunque ci daranno sicuramente una mano, e questo non può far altro che bene al gruppo. Al di là del discorso fisico c'è anche una motivazione mentale, psicologica, che la squadra è sembrata meno determinata e meno convinta in queste ultime tre partite, lo dimostrano anche gli errori che poi hanno portato ai gol degli avversari, cosa che fino a un mese fa non succedeva, o comunque anche ogni anche minimo errore veniva poi bilanciato da tante cose positive, che erano immensamente di più degli errori. Diciamo. Cioè, è come se con quel rigore di Castellammare si sia un pochettino spenta la luce o sia un pochettino diminuita la consapevolezza di poter ancora ottenere qualcosa di importantissimo. No, assolutamente no, perché comunque ci siamo presenti, noi diciamo ragazzi, mister, che viviamo il gruppo quotidianamente, io vedo ci vedo abbastanza sereni, tranquilli, perché comunque lavoriamo bene, lavoriamo sodo. E ripeto, è un periodo che può capitare, poi magari si possono trovare comunque tante giustificazioni. Ora noi non pensiamo a giustificarci, ma pensiamo principalmente a ritornare a fare punti e a vincere, che questa, diciamo, è la cura migliore. Domenica si cura Leonzio, che ha giocato ieri pareggiando su un campo difficile come quello di Potenza, che arriva in un ottimo momento, 7 risultati più di fila, una squadra che nelle ultime giornate ha fatto più punti di tutti, anche meglio lontana che aveva l'estate del Catania. Gara insidiosissima, più o meno come poteva essere quella, come è stata quella promossa. Sì, come ogni gara di questo campionato sono tutte insidiose, e loro comunque vengono da un percorso positivo.
Noi d'altra parte veniamo da queste tre partite che comunque ci hanno lasciato un po' di rabbia, quindi io vedo questo comunque un aspetto positivo, perché abbiamo voglia e abbiamo tanta determinazione per fare bene e ritornare ad essere quelli che di sempre. Senti, hai fatto un campionato che in questo momento è strepitoso, letteralmente strepitoso, sei stato, come dicevo prima il collega, uno dei sempre presenti, spessissimo uno dei migliori. Ti chiedo, te lo voglio restituire, te lo richiedo, adesso come stai? Non so che forse hai avuto qualche problemino, ti chiedo se sei al massimo della forma o meno. Sì, ultimamente un mesetto fa ho avuto qualche problemino che mi sono portato un po' dietro, però mi sento di dire che sono al 100% e anche il gruppo vedo che è abbastanza coeso e ai massimi livelli anche atletici, quindi vedo solo cose positive, perché comunque il campo, l'allenamento quotidiano ci aiuta tanto, e vedere che comunque c'è un aspetto che non è mai calato e può solo fare bene per il gruppo e per il susseguire della stagione. Dicevo, per questo episodio sei già finito nell'occhio di parecchie squadre anche di categorie superiori, ti chiedo quanto ci credi a poter arrivare invece in categorie superiori con Catanzaro già quest'anno. Non può nemmeno immaginare, perché comunque questo è un mio obiettivo che mi sono prefissato. Io penso solo ed esclusivamente alla partita di domenica e ci credo tanto in questa piazza, in questa società e in questo gruppo. Quindi speriamo bene. Domenica scorsa, cioè due domeniche fa, qui in casa c'erano 8.500 persone, non vedevamo così tante persone a Catanzaro dall'ultima promozione, sono passati 7 anni. Domenica probabilmente ce ne saranno la metà. Tifosi un pochettino scoraggiati dopo queste sconfitte di fila, tu che sei uno di quelli che ha sempre giocato, che cosa ti senti di dire a chi sta pensando di non venire allo stadio? No, io mi sento di dire che prima di tutto è stata un'atmosfera bellissima quella, respirata contro il Catania. Può capitare comunque di incampare in una partita storta, e il mio augurio è quello di comunque ritrovare sempre più gente allo stadio, perché comunque Catanzaro è una piazza calorosa e avere al nostro fianco un pubblico del genere non può fare altro che aiutarci. Lui è vissuto a fare il CV, non l'ha visto il vero pubblico di Catanzaro. Secondo me